Benvenuti amici homebrewers in questa nuova fantastica serie di video tutorial su come fare la birra in casa. Fare la birra in casa è possibile e molto semplice. Esistono tre modi principali per poterla produrre e tanti livelli di difficoltà diversi. Oggi però vi voglio mostrare il modo più semplice di tutti che vi permetterà di ottenere dell'ottima birra artigianale in 10 semplici passaggi. Preparatevi a diventare dei veri homebrewers, cioè dei birrai casalinghi, grazie a questo piccolo corso. Iniziamo! Compra il kit di fermentazione. Per iniziare la tua avventura nella birra fatta in casa avrai bisogno semplicemente di un kit di fermentazione, completo di tutto l'occorrente per fare la tua prima birra artigianale. Se trattato bene, il kit di fermentazione che acquisterai all'inizio ti accompagnerà nella produzione di tutte le tue birre artigianali e non dovrai comprarlo una seconda volta. Esistono diversi tipi di kit per accontentare tutte le esigenze economiche, di spazio e soprattutto di voglia di birra. Tutti i link ai prodotti sono in descrizione. 2. Pulisci tutta l'attrezzatura. Sciogli un cucchiaino di OxySan, prodotto sanificante, in un litro di acqua. Con questa soluzione sanifica il fermentatore, il coperchio, il rubinetto e la paletta. Per semplificare l'operazione, puoi montare il rubinetto e versare la soluzione sanificante dentro il fermentatore e poi chiudere il tutto con il coperchio. Verifica che il rubinetto sia chiuso e inizia a roteare il fermentatore per far andare la soluzione su tutta la superficie, compreso il coperchio. Apri il rubinetto per sanificare anche quello. A questo punto siamo pronti per iniziare. 3. Scalda il malto. Togli il coperchio dal barattolo e metti momentaneamente da parte la bustina di lievito. Scalda il barattolo a bagnomaria per 10 minuti. Intanto, a parte, scalda 3 litri di acqua in una pentola capiente. Apri il barattolo appena riscaldato e versa il contenuto nella pentola. Aggiungi lo zucchero. Aggiungi al composto la quantità di zucchero indicata sul barattolo. Nel caso di un barattolo della Absolute Malt Biramia come il nostro, aggiungiamo 1 kg di zucchero. Scalda il composto sul fuoco mescolandolo. Spegni la fiamma non appena inizieranno a formarsi le prime bollicine che precedono il bollore. 5. Raffredda il composto. Metti la pentola nel lavandino con acqua fredda e o ghiaccio e lasciala raffreddare. Mescola delicatamente di tanto in tanto finché toccando la pentola questa sarà abbastanza fredda. 6. Riempi il fermentatore. Aggiungi quindi 5 litri di acqua fredda nel fermentatore e successivamente versa il malto raffreddato. Aggiungi infine acqua per aggiungere il volume della produzione riportato sull'etichetta del malto. Esempio, se il litraggio riportato è 23, il mosto nel fermentatore dovrà raggiungere i 23 litri sulla tacca del fermentatore. 7. Metti il lievito. Attacca il termometro adesivo sul fermentatore e controlla la temperatura. Quando sarà arrivata a 20-22 gradi, apri la bustina di lievito e versala nel fermentatore, cospargendola su tutta la superficie. Attendi qualche minuto che il lievito si reidrati. Con la paletta, mescola energicamente il mosto per un paio di minuti. 8. Fermentazione. Prendi il cilindro da test con dentro il densimetro, la parte pesante deve andare sul fondo, e riempilo di mosto, facendo attenzione ad aprire delicatamente il rubinetto del fermentatore. Fai galleggiare dentro il liquido il densimetro per controllare la densità.
Il valore rilevato deve essere lo stesso riportato sulla pagina prodotto del malto scelto, alla voce densità iniziale. Chiudi il fermentatore con il coperchio e inserisci nel buco centrale il gorgogliatore con la sua guarnizione. Versa nel gorgogliatore acqua fino a riempirlo per metà. Lascia fermentare per 7 giorni, mantenendo la temperatura del mosto sempre intorno ai 20-22 gradi. Trascorso questo periodo, misura nuovamente la densità. Se il valore finale è circa un quarto di quello iniziale, allora la fermentazione è conclusa. Altrimenti aspetta un paio di giorni e ripeti l'operazione. Esempio, se la densità iniziale era di 1,040, la densità finale dovrà essere di circa 1,010. 9. Imbottiglia la tua birra. Aggiungi un po' di soluzione sanificante nell'avvinatore. Basterà mezzo cucchiaino di prodotto in mezzo litro d'acqua. Procedi alla sanificazione delle bottiglie, inserendole nell'avvinatore e premendole per 3 volte. Fai sgocciolare le bottiglie per almeno 10 minuti. Aiutandoti con un imbuto, aggiungi un po' di zucchero in ogni bottiglia, utilizzando l'apposito dosatore, che ti indica la quantità giusta di zucchero da aggiungere a seconda della capacità delle bottiglie comprate, da 33, da 50 o da 75 centilitri. Riempi le bottiglie versando la birra direttamente dal rubinetto, lasciando circa 3 cm di vuoto all'interno. Per chi ha comprato il kit di fermentazione Free e Free Top, questa operazione sarà molto più semplice grazie all'asta di travaso. Tappa le bottiglie con il tappatore compreso nel kit scelto. 10. Maturazione. Lascia riposare le bottiglie in verticale per circa un mese a temperatura ambiente, 18-24 gradi. La birra è pronta quando, assaggiandola, sarà frizzante al punto giusto. Attenzione! Ricordati sempre di pulire bene la tua attrezzatura subito dopo l'utilizzo. Non ti resta altro che organizzare una festa con tutti i tuoi amici e sfoggiare la tua prima birra artigianale fatta in casa. Ricordati però di metterla in frigo almeno 3 ore prima, per poterla gustare al meglio. Non dimenticarti di farci sapere com'è stata la tua prima esperienza da homebrewer e se vuoi condividi con noi le foto della tua prima birra su Messenger o per email. Ora sai come produrre birra artigianale in casa con il metodo più semplice di tutti. Se ti sei divertito, continua a seguirci perché nel prossimo video tutorial vi sveleremo il segreto del birraio per fare una birra fatta in casa più bella ma soprattutto più buona. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di condividerlo su tutti i social con tutti i vostri amici. Iscrivetevi anche al canale e cliccate sulla campanella se non volete perdere la pubblicazione del prossimo video. Anche per oggi il video termina qui e come sempre buona birra a tutti!